Cirillo, buon primo tempo, peccato per questo gol preso nel finale. Cosa vi serve in questo secondo tempo ovviamente per fare qualche altro gol e per vincere? Più concentrazione, perché ci stiamo, possiamo fare molti più gol. In bocca al lupo. Grazie. Caniglia, modesto parire, secondo me qualche tiro in più potete vincere. In effetti dovremmo tirare, manca solo il tiro, ma è sempre la solita storia, non passiamo i passaggi, perché per tirare bisogna fare i passaggi. Certo. E quindi adesso vediamo se ci siamo messi d'accordo, magari riusciamo. Forza Blaugrana. In bocca al lupo. Buonasera, siamo qui nel post partita, ha visto affrontarsi Dinamo Mamdom contro Blaugrana. La partita è finita 6-5 per i Mamdom, abbiamo qui due migliori in campo, Caniglia e Bove. Andiamo dalla squadra che è uscita sconfitta, Caniglia, complimenti per la tripletta, un'ottima partita secondo me da entrambe le squadre, poteva finire tranquillamente in pareggio, però il portiere è stato bravissimo. Sì, in effetti, ma rispetto a quello che è stato il primo tempo, ci siamo impegnati di più, abbiamo trovato chi tirava, comunque abbiamo fatto uno spostamento, ci siamo calmati un po'. Eravamo riusciti pure a riprendere la partita, però poi obiettivamente, e non è una scusante, però ogni tanto un cambio ci mancava questa sera. Quando ce le abbiamo non raggiungiamo questi livelli, quando non ce le abbiamo siamo poi stanchi. Anche se non avete raggiunto, diciamo, i tre punti, il risultato sperato, a chi volete dedicare i tre gol? Alla squadra, che comunque siamo una squadra, anche se non siamo in alto in classifica, però l'importante è giocare e divertirsi. Bocca a lui. Grazie, Crepi. Ciao portiere, bravissimo. Uè, buone cose, grazie a te lo stesso. Bove, a parte qualche momento di appannamento nel primo tempo da parte tua, al secondo tempo ti sei riscattato totalmente. Vabbè, diciamo giustamente si fanno sentire il peso della non preparazione, quello è giusto. Vabbè, però un portiere vive soprattutto dei riflessi della propria squadra. Cioè, vuol dire che se ho avuto meriti ero pure ben coperto dai miei ragazzi. Assolutamente, assolutamente. Faccio la dedica? Assolutamente sì. Faccio la dedica a mia moglie, alle mie due figlie, al mio genero Raffaele che fa parte della mia squadra e tutti gli altri ragazzi che sono stati bravissimi e alla nostra prima vittoria soprattutto. Meritata e un bravo a tutti i partecipanti, pure alla squadra avversaria. Grazie mille e in bocca al lupo. Lo stesso, buone cose.